Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andiamo a trattare l'argomento di Terra, Luna, ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Vi invito anche e soprattutto a iscrivervi al gruppo Telegram ufficiale di Topcoin Italia perché sto portando ottimi metodi di guadagno. Mi raccomando, lascio il link sotto in descrizione. Allora, ci sono delle grandissime novità. Tralasciando che la capitalizzazione è scesa sotto al miliardo di euro, perché ovviamente le persone stanno cominciando a capire che questa Terra Luna non potrà risalire, aumentare per quanto riguarda il prezzo. Hanno capito anche che questa Terra Luna ha veramente tantissime monete che non potrà più far risalire il prezzo a livelli incredibili come prima, superiori a 100 e passa euro. Quindi in questo caso ovviamente la capitalizzazione va a scendere e ora aspettiamo il fork del 2.0. Però c'è una cosa che nessuno ha fatto notare. Qui la Corea del Sud riporta, in questo caso, River, vuole indagare, la caduta di Terra Luna. E contemporaneamente è uscita quest'altra notizia dove Terraform Labs deve 78,5 milioni di dollari in tasse al governo sudcoreano. E ragazzi, qua sono due notizie veramente, veramente anormali. Qui parla che secondo la stampa sudcoreana il fondatore di Terra Luna è stato accusato di evasione fiscale e rischia una sanzione di 100 miliardi di won. In questo caso sarebbero 78,5 milioni di dollari per non aver pagato l'imposta sulle società. Si diceva che Won stesse pianificando di liquidare le società e trasferirsi a Singapore perché non era soddisfatto delle politiche fiscali. Qui i rapporti dicono che i laboratori di Terraform stavano cercando di evitare per pagare le tasse e qui stavano cercando anche di liquidare l'azienda e spostare la sua residenza all'estero. La decisione ha suscitato sospetti tra molti perché è stata messa in dubbio come tattica per evitare il pagamento delle tasse. Le fonti dell'agenzia di stampa hanno affermato che il National Tax Service ha notificato a Dong Won il pagamento di 100 miliardi di won, 78,5 milioni di dollari di tasse. Qui è stata aperta anche l'indagine, dove è stato rivelato che Do Won possedeva una partecipazione del 92% in Terra Singapore. Ho appena visto che non ti sei iscritto al canale. Che cosa aspetti? Attiva la campanella, iscriviti al canale e soprattutto guarda i nostri contenuti perché ne vedrai veramente delle belle. Mi raccomando. Ma il presidente dell'azienda Shin ha trascurato qualsiasi collegamento con Terraform Labs. Successivamente è stato identificato che possedeva una partecipazione dell'8% in Terraform Labs. Quindi in questo caso il fondatore di Terra Luna è accusato per evasione fiscale, sempre dalla Corea del Sud. E qui c'è anche l'altra notizia, sempre diciamo simile, perché vogliono indagare sulla caduta, in questo caso, di quello che è successo. Qui dice che il caso Terra Luna è un caso di danni multipli all'agente comune. È stato designato come il primo caso di indagine dopo una revisione interna del Ministero della Giustizia. Quindi, tralasciando qui, esce sempre scritto che è stata dichiarata come anche evasione fiscale Terra Luna, ma qui hanno aperto questa indagine. Quindi, uno o due di notizie, diciamo, non perfette per quanto riguarda il fondatore di Terra Luna. Ovviamente in questo caso, ragazzi, io come sempre ho detto, per quanto riguarda Terra Luna, ok, scommetterci un pochettino di soldi pensando che potesse risalire, ma ragazzi, ho fatto diverse analisi in Terra Luna, dove sono andato a spiegare soprattutto il perché
questa cripto non può salire, c'è scritto, ma è matematicamente scritto, ragazzi, quando andate a calcolare la capitalizzazione di mercato facendo matching con quella di Bitcoin, la circolazione delle monete, il prezzo è veramente veramente bassissimo. Ora noi siamo in attesa del fork. Nel fork ci sarà solamente la nuova moneta di Terra Luna, questa qui che vediamo ora diventerà Terra Luna Classic. La stablecoin di Terra Luna scenderà anche lei, sta scendendo anche lei, e non ci sarà all'interno del nuovo ecosistema, se sempre sarà fatto, se sempre qualcuno non passerà danni molti ma molto più gravi. E quindi ora attualmente è una situazione da vedere. Faccio le mie analisi e vi dico il mio pensiero. Allora, scommetterci, investirci in questo caso nella nuova Terra Luna, ragazzi, non lo so, perché bisogna vedere anche la situazione che si è creata all'interno di Terra Luna, e soprattutto ora che stanno uscendo tantissime notizie dove quella persona è stato anche un evasore fiscale, dove c'è stato un progetto che è andato a farsi benedire. Questa cosa, ragazzi, bisogna vedere che investitore potrà puntarci sopra Terra Luna. Diciamo che è possibile far flippare il prezzo, ok? Se ci sarà sempre, per quanto riguarda il listing della nuova moneta, si potrà andare ad acquistare, e poi ovviamente tantissime persone, penso io in questo caso, come ogni santa moneta, vanno ad acquistarla e il prezzo va ad aumentare. Poi è normale che il prezzo si deve assestare e tantissime persone vanno a utilizzare questa strategia di guadagno, un po' come è successa con ApeCoin. Vi faccio vedere così potete capire meglio. Basta cercare qui ApeCoin, ok, vediamo qui, no, ancora no, eccola qui. Praticamente è arrivata a 8 euro, poi è scesa, se non sbaglio, a 5 euro. O tralasciando, ha fatto qualche cosina di più, ma comunque diciamo che all'inizio questa moneta, mi ricordo anche nel grafico, quindi in caso potete andare a vedere altri video, che c'era una linea per quanto riguarda, arrivava prima a 16 euro e poi andare a scendere, che comunque è una strategia di guadagno, ok, però ovviamente non sappiamo quanto possa essere sicura. Quindi in questo caso, ragazzi, vi invito a fare a studiare e fare le vostre analisi, perché la nuova situazione di Terra Luna 2.0 si fa sempre un po' strana. Detto questo, per questo video è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao e a presto.